La natura in tutte le sue sfaccettature e le sue forme è rappresentata e riprodotta nelle opere dell'artista Giovanni Chiarella, definito il pittore della natura, inaugurata lo scorso sabato 2 febbraio presso la sala mostre ex STAC di Piazza Matteotti a Catanzaro. Siccome io dipingevo da oltre 40 anni, praticamente ho voluto farmi questo omaggio per cercare di racchiudere in questa piccola monografia una testimonianza. Se voi vedete, per esempio, nei miei quadri, non ci sono delle forme veramente proprio belle delineate, è la classica pittura distinta. Infatti, gran parte dei lavori che voi vedete qua stasera, la tela non la vedete mai bianca come di solito è, perché io all'origine tendo a macchiarla, a Sporcare. sporcarla, come si suol dire, tranne nelle nevicate. Infatti, le nevicate è l'unica cosa che dove io metto quasi poca pittura, poco bianco, perché sfrutto Il il bianco bianco della della tela. tela. In questa mostra ho voluto rappresentare un po' tutto. Vedete che c'è una crocifissione. Anche già nella crocifissione si vede, ho voluto rimarcare proprio il Cristo, la faccia del Cristo sofferente e la Maddalena che è sofferente a terra. Mentre praticamente cercavo di dare poco visibilità a chi ha cercato di crocifiggere il Cristo, cioè le guardie. Come per esempio un altro tema che ho voluto portare, anche se con un solo quadro, sulla droga. C'è un quadro praticamente sulla droga dove ci sono due ragazzi che si erano fatti una dose e che poi praticamente si abbandonavano a se stessi. Io vi invito a venire a visitare la mia mostra che durerà 2 settimane all'ex Stacca a Piazza Matteotti di Catanzaro.